Buonasera a tutti. Questa sera abbiamo l'onore che c'è il mio grande amico, grande pittore, che ha vinto diversi premi, non in Sicilia, ma in tutta l'Italia. Ultimamente, meglio che lo dici tu. Adesso diamo la parola alla poetessa Maida Franca, perché lei la conosco. Ha presentato la Dea Flora a Milano. Poi ne parliamo. Buonasera a tutti. Andiamo alla poetessa, perché stasera lei parlerà anche... Buonasera. Di come fare una ricetta, diciamo ai telespettatori, a chi gli interessa. Ah, sì, dopo preparate carta e penna, così vi vedo una ricetta. E iniziamo con le ricette per, a me ricette per mangiare di qualcosa. Indietro. Ah, tu sei indietro. E la facciamo scrivere, la facciamo fare a quelli che non sono indietro. No, quello che c'è. Allora, divina giovinezza. Quanto dei fiori siano delicati, i soffusi profumi di colori, e quanto nell'immagine dei fiori ci sentiamo commossi ed ispirati. È palese non solo agli scrittori e non soltanto ai cuori innamorati, ma dei fiori più belli e profumati l'immagine sorride in tutti i cuori. E quando poi del tempo alla distanza dei fiori si inaridisce la freschezza e tutta si disperde la fragranza. Più ancora sorride e tanto più si apprezza mentre il passo del tempo sopravanza il divino sospirar di giovinezza. Complimenti. Bellissimo, complimenti. Adesso andiamo nel nostro grande pittore, grande amico mio, che era da tempo che non si vedeva. Io devo dire, perché ti avevo invitato tante volte, ma sei stato sempre in giro. Allora, cosa ci facciamo vedere? Vogliamo parlare un po' della pittura? Sì. Questo è il quadro che si intitola Le passeggiate di Daniela. È un'amica mia che lavora qua a Caltagirone, che io porto fuori portando in giro le ceramiche di Caltagirone, perché ho fatto l'Expo con Caltagirone, quindi porto fuori nelle mie mostre tutte le ceramiche. Questa si chiama Daniela Parrinello, la ragazza che porto con me. L'ho vista al Bosco di Santo Pietro, che lavora con il ramarro, cioè è socia del ramarro, e io, vedendola passeggiare, ho dipinto il quadro. Quindi è un onore che le ho fatto, è un onore che le ho creato. Possiamo parlare delle tue esperienze all'Expo di Milano, l'ultimo successo? Sì. Io ho presentato il quadro della Dea Flora, che è stato messo all'Expo di Milano, che ha raccolto consensi ed entusiasti commenti di critici e visitatori. Il quadro Le Terre di Flora, del poliedrico pittore autodidatta Gran Michele Segnazio Marziano, esposto all'Expo di Milano. Questi in sintesi commenti degli illustri critici Paolo Levi, Stefano Bisogni, Sandro Serra di Falco e Salvatore Russo. L'artista, cioè io, alla domanda quale sia per lui il messaggio visivo della bellezza, non potrebbe rispondere se non tramite questo saggio di bella pittura. Si tratta di un artista che scrive in pittura quello che potrebbe mettere in versi. Marziano ci immerge con la sua opera in un tributo di colori, forme e decorazioni. Le Terre di Flora è un'opera particolare che esalta la bellezza suggestiva della Sicilia. Complimenti. Mettiamo più vicino così. Di altre esperienze? Sì, dopo l'Expo di Milano ho fatto Ragusa Ibla, Natale ad Ibla, Chiesa San Vincenzo Ferreri, e ha raccolto molti consensi. Parliamo della tua esperienza. Sì. Come è nata questa esperienza? Si nasce artisti, pittore. L'ho capito, però come... Io non ho scusato. La passione, si nasce. E il cuore e la passione. Io studio alchimia e filosofia, che metto nei sì, ma come è venuta? Un bel momento ti sei messo a dipingere? Sono gli occhi, piacciono i colori. Sono gli occhi che producono le donne. Nell'alchimia sono i colori potentissimi, il giallo e il porpora. La passione e la luce. Il primo quadro che ha fatto, che figura era, scusi? Era un aratro, un uomo che arava. Ecco, il lavoro era questo, il primo di tutti. Ma di queste quadre ce ne sono in giro, in Sicilia, a Palermo? Ci sono all'incirca in tutto il mondo, Europa compresa, 2200 quadri. 2200? Compresi, sì. Tutti fermati di Marziano? Sì, tutti fermati marziani. Allora i soldi, non so se mi spiego. Non ci sono soldi, perché i quadri non si fanno per i soldi. Si fanno... No, io questo lo capisco. Certo. Però sempre qualcosa come aspetto... Mai spese per quanto riguarda le pubblicità, le pubblicazioni, 7 enciclopedie, volumi, quindi... Ma questo è un patrimonio. Lo so,
è un patrimonio per lo Stato. Il nostro regista. Perché via Firenze, via Salso Maggiore. Mi ha stupito di questa storia qua, di seguente. Certo. Io penso che lui ne comprerà qualcuno per la sua futura moglie. Mi farebbe molto. Non lo vuole. Vuole qualcos'altro, oro, qualche cosa, perché sai perché? Perché le donne sono. Sì, ma il migliore investimento oggi, mentre sono vivo io, sono le opere d'arte. Ma ancora c'è un ragazzo. Ma non per me, le opere d'arte in sé. Hai detto una parola un po' pesantuccia, mentre che sono vivo io. Tu ancora sei un ragazzo. Non è che hai un'esperienza enorme nella pittura, però sei un ragazzo. Ragazzo hai tanta strada da fare. Certo, farò tanta strada, però certo, continuerò ancora. Ora prendiamo la poveressa Maria Franca che parla di cucina. Farò San Michele, la festa di San Michele a Gran Michele il 6, 7, 8 per la festa dei Santi Patroni, Gran Michele in piazza, quindi sarò là. Ne parliamo dopo. Certo. Allora, parliamo di cucina. Quando si parla di cucina si vede che a me piace cucinare e mi piace mangiare, è ovvio. Ma il regista non ci piace mangiare, infatti che dimagrire. Vabbè, non è che è male, signora. Sempre mi dico che devi dimagrire. Ma io più me lo dico più io. Ma io regista. Mangio. Non dico il nome perché non è giusto, ma so solo che le ragazze ci vanno tutte dietro. Perché dimagrire? Io pensavo molto di più. Vediamo questa ricetta. Vi leggo questa ricetta, spaghetti al cartoccio. Che è facile da fare e così prendete per la gola vostro marito, signore. Allora, ingredienti per 4 persone: 450 grammi di spaghetti un po' grossi, 500 grammi di cozze, 400 di vongole, 250 grammi di calamari. Qui vado piano, così voi leggete, fate, scrivete, cioè. E 300 grammi di seppioline, 150, un miscuglio di pesce praticamente. Ma scusa, vado a mangiare un esempio con tutta questa roba. Gamberetti, olio, 3 spicchi d'aglio, un peperoncino rosso, facoltativo se uno lo vuole mettere o altrimenti no. 750 grammi di pomodorini pelati o peperini maturi. Pomodori e un ciuffo di prezzemolo, sale e pepe quanto basta. Come si prepara? Lavate accuratamente le cozze e vongole sotto l'acqua, strofinandole con una spazzola dura. Poi mettete in una padella, copritele e fate aprire i gusci a fuoco vivo. Quindi estraete con i molluschi, conservate. Allora, il liquido filtratelo, ecco, il brodino voi lo dovete filtrare. Mettete dell'aglio in una teglia, in una casseruola, schiacciatelo con una forchetta, unite mezzo bicchiere di olio e fate rosolare bene. Poi buttate nel recipiente le seppie e i calamari. Prima, ben pulite naturalmente, lavati, scottati per 5 minuti e tagliate a listarelle sottilissime. Fate rosolare piano per 10 minuti, quindi aggiungete i gamberetti sgusciati, le cozze e le vongole. Fate cuocere ancora a fuoco lento per altri 5 minuti. Poi spruzzare il tutto con qualche cucchiaio di liquido, di brodino vuol dire, emesso dalle cozze e dalle vongole, oppure un mazzetto con mezzo bicchiere di vino bianco. Salate poco, pepate, unite il peperoncino e il prezzemolo tritato. Completate con i pomodorini prima frullati e fate cuocere il sugo per circa 30 minuti a fiamma bassa. Intanto cuocete gli spaghetti per solo 5 minuti, scolateli con il vino. Andiamo più piano, le persone hanno il tempo di poter scrivere. Più piano. Se mi dite più piano io ci vado, io posso prenderlo tutta la sera. Tutta la sera no, perché qua
però... Poi diamo il numero della televisione, il numero di telefono, se qualcuno piace qualche ricetta e se la vuole scrivere giusto io gliela do. Diamo il numero telefonico. Se lo vuole una allergia e tu gliela dai. Giusto. Ok. Cuocete gli spaghetti per solo 5 minuti, scolateli, conditeli con un filo di olio e con parte del sugo, dopo aver tolto il peperoncino, mescolando bene. Ungete di olio un grosso foglio di carta d'alluminio, rovesciatevi sopra gli spaghetti, conditeli con il sugo rimasto. Chiudete il cartoccio e mettete in forno sulla placca a 260 per 10 minuti. E dopo, per dopo i 10 minuti vi potete fare una mangiata come volete voi. Tutto qua, questo qui è. Va bene. Se per caso vi piace la ricetta e non avete scritto tutto, se mi volete contattare, io vi do la ricetta. Okay? Allora, ritorniamo qua. Dopo vi do il numero. Dal nostro Vittorio. Noi abbiamo parlato di questo quadro, ma il quadro che si è colpito di più, qual è? Quello che ho fatto? L'Eureva. Quello che ho fatto è sicuramente quello che ho fatto è la Di Arlora, perché ha rappresentato l'Expo a Milano, il Biomediterraneo Cluster, quindi è giusto che... Ma tu hai avuto anche successo a Palermo? Sì, ho avuto molto successo a Palermo, Firenze, Salso Maggiore Terme, Lago di Pallanza, sì, dappertutto, Milano, il quadrato, sì. E come fai a sistemare il tuo lavoro con la pittura? È la passione. Sì, l'ho capito che è la passione. La passione. Ma la notte, quando... Il cuore. Il quadro è un'ora e mezza, due ore e si finisce. È questo. Non è una settimana, due settimane. L'impressionismo è un'ora e mezza, due ore. Solo questo. E allora io se ci provo in mezza giornata ce la faccio? Non lo so. Meno che per dirlo, pazienza. Allora, abbiamo parlato delle esperienze. Certo. Ma io la domanda mia è un'altra. Visto che hai fatto tante quadre e ci sono dappertutto, certo, quello che a te è piaciuto di più, qual è stato? Ce n'è qualcuno? Ma sicuramente ce ne sono tanti. Ce n'è uno che attualmente si chiama La Burrasca, che è bellissimo. Come? Dopo la burrasca. Ah. È una marina dopo la burrasca, pioggia. Io faccio bene le marine, molto bene. Pure. E dove si trova? Questo quadro si trova in un dottore, collezione privata. Ah. Quindi, che non facciamo neanche il nome? No, sono collezione privata, non posso fare. Non devo fare il nome. Certo. Allora... E quello che ha nel cuore che di più, qual è che... quello che le è rimasto impressa dei disegni che ha fatto è il quadro che si chiama Dio in natura, simboli esoterici alchemici, che è Dio in natura. Ma qualcuno che è gelosa, che lei non vorrebbe vendere, vorrebbe tenerselo per sé, ce l'ha? Signora, prima era fatto così, ce l'avevo, però ora lo faccio per gli altri. L'arte se ne deve andare negli altri salotti, è da vedere, non si deve tenere per sé. Debbano essere gli altri a dire se è bello o no. Come me, io per tanti anni ero gelosa delle mie poesie. E non è così, signora, l'arte si deve divulgare, deve andare fuori. Sì, ha ragione. Deve farsi vedere. Bravo. Ma qualcuno non l'hai mai piazzato al Vaticano? Per ora no, ma sicuramente lo farò. Perché ho fatto, perché non è pesante, perché ho fatto un quadro che è sentito la decima crociata del giullare di Dio. Ossia Francesco. Le crociate furono 9, questa è la decima, quella in atto. Ed è Francesco. Ma alla biblioteca di Firenze, sì, che si portano poesie, quadri, musica, certo, per essere depositate là, ne hai mandato mai qualcuno? No, ho esposto a Palazzo Pitti, Hotel Pitti Palace. No, io parlo della biblioteca di Firenze, no, non l'ho mai che messo. È la biblioteca nazionale. Lo so. E uno dei miei romanzi, Michele Speranza, che mi ha portato tanta fortuna, lo hanno recepito e mi hanno mandato l'attestato di questo... Io ce l'ho come arte, come pittura, certo. Sì, l'ho capito, ma non c'è però nella biblioteca del... No, biblioteca no, perché no, secondo me i quadri, non lo so se ci sono quadri nella biblioteca. Ebbene, se deve controllare i diritti d'autore, cosa fa? E io ce l'ho i diritti d'autore. Come fai? Sì, c'ho tutto, sono tutti catalogati, c'ho i volumi. C'ho il quadrato di Milano per l'associazione, c'ho Elite,
c'ho Modena, c'ho Varese Arte, c'ho Palermo, c'ho no volumi. E allora qual è il paese che ti ha colpito di più, che hai fotografato con la tua mente? Con la mia mente ci sono i paesi blei, c'è il barocco, è bellissimo. Poi ho presentato anche il barocco di Foggia, che quel quadro si trova attualmente a Biglino Milazzo. Ma tu come fai a ricordartelo tutte? Sì, me le ricordo tutte, è il cuore, la passione. Certo che ricordo tutti. Che se le ricorda. Certo. Ma ha pensato qualche volta di fare qualche corso ai ragazzi per la pittura? Ho pensato, però i ragazzi sono didattici. Non credono che l'arte si faccia di getto o senza niente. L'arte, no, io ho fatto arte in piazza fuori col berrettino a Ragusa Ibla, un'ora e mezzo, due ore fuori il quadro, di getto, perché già è registrato nel cervello quello che deve fare, no? Certo. Non c'è bisogno di fare. No, io quello che intendevo dire io, corsi come iniziare come avviare i ragazzi, sì, lo so. Ecco. Per esempio questo quadro che ha esposto lei, l'ha iniziato di sotto o di sopra? I ragazzi questo non lo sanno. Il quadro si inizia di sopra, dal cielo. Dal cielo inizia. L'anima del quadro è il cielo. Invece vedete l'anima di sotto. No signore, l'anima è il cielo. Faccio, sapendo fare bene il cielo, sa fare bene il quadro, perché questi non sono colori normali, sono misture. E i ragazzi comprano oli, acrilici, comprano. Sì, sì. Sì, si comprano, però vi sono messe delle misture. Io studio l'alchimia, significa come la materia dei colori, la percezione dei colori. Bene. Quindi a scuola non lo danno questo, non lo questo insegnamento. Questo. Ed è la percezione dei colori. Ecco, sono i colori che sono i colori che voi donne producete da 4.000 anni in sì. corpo. Il giallo paglierino, Johanne Vermeer, è la passione, il sangue che date al bambino al quarto mese di gravidanza. Caravaggio, Rembrandt, Michelangelo. Hai partecipato mai a qualche estemporanea di pittura? Sì, certo ci ho partecipato. Dove partecipi? Io ho vinto tante volte. Niscemi, Raddusa, Palermo, sì ho vinto. Ho portato il quadro che ho vinto anche Cava d'Ispica, andato a Genova. Sì, molte, buone, ne ho fatto tante. Bravo. Ce ne sono. Allora vediamo che poesia ci può ascoltare la poesia. No, io ho davanti qua una ricetta adesso. Ah, con la ricetta, va sì. bene. Se non volete fare gli spaghetti al cartoccio, vi suggerisco di fare il risotto arlecchino, che adesso siamo in primavera, quindi i colori ci vogliono. Allora, ingredienti per 4 persone, 350 grammi di riso, 200 g di polpa di agnello o di manzo, 2 peperoni, 2 pomodori maturi naturalmente, 2 spicchi d'aglio, 2 foglie di alloro, perché come ben sapete l'alloro serve per tante cose, non soltanto per il profumo che emana e per contro l'acidità. Se voi per esempio, cambio un po' discorso, se fate i fagioli e se ci mettete una fogliolina di alloro è buonissima, acidità non me ne fa, che normalmente la porta a fare la cosa i fagioli come tante altre cose. Allora mezzo bicchiere di vino bianco, brodo, olio, sale, pepe. Il brodo, quando intendo di dire brodo, quando leggo brodo vuol dire che ci mettete o il dado oppure la patta di pollo o di carne, come volete voi. Come si prepara? Tagliate la polpa di agnello a pezzetti molto piccoli, eliminando se occorre un po' di grasso. Disponetela su un piatto, salatela, pepatela e lasciatela riposare per una mezz'ora. Nel frattempo preparate la verdura, le verdure, spellate i pomodori dopo averli immersi nell'acqua qualche istante, un pochino, per disinfettare tutte queste cose che ci sono in giro. Allora, nell'acqua bollente, poi li mettete nell'acqua bollente così si aprono ed è facile spellarli. Li aprite a metà, eliminate gran parte dei semi e tagliuzzateli, togliete pulite i peperoni e tagliatela in due, scartate i semini interni,
Staccate le nervature bianche, lavatele e riducetele a filetti. Mettete in una casseruola qualche cucchiaio di olio, gli spicchi d'aglio sbucciati e l'alloro. Fate scaldare e imbiondire l'aglio, poi unite i pezzetti di carne e fatele rosolare per qualche minuto a fiamma viva, rimescolandolo. E spesso spruzzate la carne con il vino e lasciatelo evaporare a fuoco vivo. Quindi unite i pomodori e i peperoni. Salate poco, dato che la carne è già salata, è stata insaporita con il sale precedentemente, e coprite il recipiente lasciando cuocere il ragù per 5-40 minuti. Di tanto in tanto bagnate con un po' di brodo caldo. Nel frattempo mettete sul fuoco la pentola con l'acqua per la cottura del riso. Appena bolle, salatela, buttatevi il riso e cuocetelo al dente, scolatelo e disponetelo in una zuppiera e conditelo col ragù. Buonissimo, io lo faccio spesso. Molto buono, mi piace molto. Abbiamo riso. Yeah. E allora ritorniamo un'altra volta. Faccio una, così. Adesso è il tempo della costata capricciosa con punte di asparagi. Se vuole, dopo le faccio, dopo che parla il Signore. Allora, prima di concludere, io ti ringrazio che sei stato qua. Piacere mio. Uno dei tuoi quadri preferiti che avevi fatto a Caltagirone. Certo. Si trova nel Bosco di Santo Pietro. Sì, questo è il Bosco di Santo Pietro. È Daniele Parrinello che passeggia con l'associazione del Ramarro, quindi io l'ho dipinta. Un pochettino, ecco. È una cosa importante questo. Certo, perché rappresento Caltagirone. Voi avete dei quadri miei a Caltagirone, Palazzo Comunale, ce l'ha il comune di Caltagirone, no. Sala consiliare. Ha fatto già qualche mostra qui a Caltagirone? Ne ho fatte 10 a Caltagirone. Ah sì, e dove? Quindi nel Palazzo Comunale di Caltagirone vi è il Cannataro più famoso di Sicilia, quello che portò i vasi ad Augusto Renoir e Van Gogh. Per quale l'ho dipinto io, si trova nella sala consiliare. Hai fatto mai rappresentato qualche personaggio importante? Sì, che oggi non c'è più. Sì, no, ci sono personaggi importanti, sono il pittore dei prefetti. No, io parlo di quelli che sono tramontati, che non ci sono più, baroni, notai, qualcuno. Qualcuno l'ho fatto, però non mi sto ricordando, sì, li ho fatti. Bravo. E allora, prima che concludiamo la nostra breve... Come si firma? Marziano. Eh? Marziano. Sì. Lo leggo. Grazie. Quello si trova a Villa Paino, signora, la villa più ricca di Sicilia. Io so fare la prefettura di Palermo. La prefettura, niente da fare. Questa è la prefettura di Palermo. Sì, quel quadro là, sì. Quel tondo là. Ma non mica ci fanno entrare la prefettura di Palermo. Come artista io entro. Ma tu c'era Paesana che... Era la camicia, sì, infatti le ho fatto il ritratto. Una persona che conosce anche, certo, io. Ho fatto il ritratto anche a... Ma si trova a Palermo adesso? No, attualmente non lo so. Ho fatto il ritratto alla prefettura di Catania, la mostra a Palazzo Minoriti. Quindi. Ma lei, mi scusi, quando pittura, quando inizia a lavorare... Certo. C'è davanti questo, per esempio, questo no, paese? No, signora, non ho niente. Non ho la mente larga. Sono le visioni, non ho niente. Ah, ho capito. Registro. Signora, d'ogni cosa dell'universo la parte ritiene in sé la natura del tutto. Leonardo. Bravo. Capisce? Complimenti. Questo. Bravo. Ma allora tu te ne fai a qualche grande pittore? Impressionista. Questo è impressionismo. Sono le impressioni. L'ho capito. Ma c'è qualche personaggio importante che non c'è più? Ma c'è Renoir, Monet, Van Gogh. Certo. Il grande dell'impressionismo francese e anche italiano. La scapigliatura, i macchiaioli. Speriamo che un giorno, fra 100 anni, tu sarai ricordato come loro. Speriamo, c'è, certo. Tu ci vieni a questo. Sì, e come, certo che c'è. Ad essere rappresentato. Che è uno di quei Michele, è diventato un bravo pittore. Certo, e Michele ha una storia dei personaggi, certo, che sono passati da Michele. Certo. Passati, che vivono. Sì,
Ce l'ha. Caltagirone, certo, è più grande, ce n'ha di più, è molto più antico. Caltagirone ha un'altra storia. Rispetto, ha anche un'altra storia. Di ceramica. E io rispetto molto le ceramiche di Caltagirone, sì, che porto fuori. Molto bello. Porto fuori con me con le mie mostre. È molto bello. Questo. Non porto Gran Michele fuori, porto Caltagirone. È una città molto bella. Ecco. Ma volevo chiedere, per fare un quadro, lei, per esempio questo, quando ci ha messo a farlo? Tre ore e mezza. Ed è fuori. Bravo. Molto bello comunque questo, complimenti. Sono chiamati, signori, i colori del vero, non i colori dal vero, cambia tutto. Sì, cambia, certo, la frase. Sì, sì, sì. I, sì, colori, sì, del vero sono i colori del tutto. Sono leopardi. Giacomo Leopardi. La donzelletta, sì, viene dalla campagna. Campagna, sono, sì, quella festa che in questo mondo non verrà mai, signori. Sono i colori del vero. Ho capito. Bravo. L'ultima domanda, e poi se ce l'hai, c'è qualche altra risposta, rispondo. Tu sei in mezzo agli onorevoli. In che cosa? Ce n'è una, gli onorevoli che sono a Palermo, a Roma. Sì, già mezzo governo italiano nei miei quadri, quindi basta questo, basta questo. All'onorevole Concetta Rai, che conosco anche io. Sì, mia comare. Ma ce l'hai regalato qualcuno? Certo. E mia comare di matrimonio, certo, è normale. Un bel quadro. Allora, io vi vorrei leggere, adesso è tempo di asparagi. Vi piacciono gli asparagi? Allora facciamo una crostata di asparagi. Crostata capricciosa con punte di asparagi. Ingrediente per 6 persone: 250 g di farina, 125 di burro, una presa di sale, un pugno di fagioli secchi. Questo non lo sapevo. Per il ripieno, 150 g di groviera tagliato a fettine, groviera di formaggio, 2 mozzarelle, 200 g di prosciutto cotto tagliato a fettine, una scatola di punte di asparagi surgelate, ma se non ce l'abbiamo fresche è meglio, 50 g di burro, un uovo, una presa di noce moscata, 80 g di parmigiano reggiano grattugiato, sale e pepe. Allora, ponete la farina sulla spianatoia, aggiungete il burro tagliato a pezzi e ammorbidito a temperatura ambiente, una presa di sale, qualche cucchiaiata di acqua ghiacciata. Quindi impastate velocemente fino a ottenere un composto liscio e omogeneo. Raccoglietelo a palla e ponetelo in frigorifero per 30 minuti. Nel frattempo fate sbollentare le punte di asparagi in acqua salata per 10 minuti, poi scolatele, eliminate la parte bianca, tagliate la rimanente a pezzetti lunghi, 2 cm, e fatele insaporire nel burro fuso. Estraete la pasta dal frigo. Quindi con l'aiuto di un mattarello tiratela a una sfoglia sottile con la quale ricoprite il forno, il fondo e le pareti di una pirofola rotonda del diametro di 25 cm, ma non ha importanza questa, la grandezza dipende gli asparagi quanti sono, dipende dalla grandezza che la volete fare voi. E, allora, bucarellate poi la pasta una volta messa nella teglia con i fagioli secchi, quindi passate il recipiente in forno preriscaldato 150 gradi per 15 minuti. Trascorso tale periodo di tempo, estraete la pirofola dal forno, eliminate i fagioli, che è più che altro per il sapore. Qua ho perso la come si chiama, eliminate i fagioli e guarnite la sfoglia con le fettine di mozzarella alternate ad altre di groviera e di prosciutto cotto, nonché con le punte di asparagi. Sbattete le uova in una terrina insieme con un pizzico di sale e un po' di pepe macinato al momento, così è più buono.
Unite il parmigiano reggiano grattugiato, una pezza di noce moscata, rimescolate accuratamente, poi versate il miscuglio sopra la preparazione, la cosa della teglia. Passate il recipiente in forno preriscaldato a 180 gradi per 40 minuti e appena pronta servite in tavola la crostata nel medesimo recipiente di cottura che fa più effetto. La guarnite naturalmente con gli asparagi, ci fate una stella e ci sono tanti modi per guarnirla. Sarà buonissimo, io non l'ho mai fatta, però voglio provarla a fare. Abbiamo finito con... Sì. Adesso facciamo vedere i ritratti. Scusate. Ora facciamo vedere come... Molto bella. Ecco, questa... Complimenti. Comunque, complimenti, molto belli. Molto, molto belli. Sì, complimenti. Quello è bellissimo. Sì. A posto. Allora, siamo arrivati... Siamo arrivati in chiusura, speriamo che la prossima volta verrò, e porti qualche altro. Però una bella opera, lo sicuramente. Qualche altra bella opera. Certo, giustissimo. Complimenti comunque. Grazie, sì, complimenti che sei venuto. Saluto tutti, speriamo che fate queste ricette che vi ho fatto. Vi ringrazio di averci ascoltato. E tanti saluti ai miei nipotini, alle mie amiche, a tutti quanti, ai miei figli, a tutti. Vabbè. Allora, tu a chi devi salutare? Qualche persona in particolare? Ma io saluto Caltagirone perché lavoro molto di più con Caltagirone che il mio paese, quindi. E beh, ma anche il Bichino non sì, è di meno. Sì, ho molti amici, lo so, rispetto ai cittadini tranne le istituzioni. Tranne le istituzioni. Ecco. Ognuno ha un desiderio certo, da portare. Abbiamo il nostro... Certo, così. Diciamo non devi salutare così. Nessun altro. No, no, no. Complimenti per quello che ci hai fatto vedere, dispiace che ti non ringrazio. Si è potuto vedere... Le foto, però si vede questo quadro qua. Allora io devo salutare il professor Salemi. Il professor Salemi insegna alla scuola media di Vizzini e ci guarda sempre. Dice, ma come io che guardo sempre un saluto non me lo dai mai. Certo, è giusto che glielo mandi. E glielo mandiamo. Saluto lei, saluto Papa Francesco e il Vescovo Calogero, saluto chi sta male, nella speranza che i loro desideri vengano a fine. Vi do un arrivederci, ci vediamo la prossima volta. Grazie a tutti. Arrivederci. Arrivederci.